Allora, eccellenza, oggi è una giornata speciale per la prefettura perché sono stati nominati i Cavalieri della Repubblica. Ecco, che senso ha nominare i Cavalieri della Repubblica? Innanzitutto sì, è un momento emozionante per la vita della prefettura che si svolge due volte l'anno. Il Presidente della Repubblica ci dà questo onore, dà un onore ai prefetti per la consegna di queste onorificenze che rappresentano di mettere in evidenza quelle che sono le migliori figure della provincia. Secondo me è un riconoscimento che non ha un valore tangibile, ma un valore veramente morale e sociale che può significare per mettere in evidenza, soprattutto ai più giovani, che una vita corretta, una vita professionalmente valida porta anche a questi riconoscimenti, che ripeto, non ha nulla di tangibile, ma è un riconoscimento della propria vita e di quello che è stato fatto. Quindi è un riconoscimento pubblico nel vero senso della parola? Riconoscimento pubblico senza dubbio, perché ognuno di noi che ha lavorato e è arrivato a una certa età spera che gli sia riconosciuto quello che ha fatto, né più né meno. Grazie. Io faccio le domande, ma guardate a lui, non a me. Allora, signora Sciavardini, che dice di questo cavalierato che le ha dato al prefetto? Ne sono molto lieta, contenta e onorata, perché non me l'aspettavo sinceramente, perché non penso di aver fatto mai niente di così straordinariamente. Ma ha lavorato seriamente però? Penso di sì, penso, almeno questo penso. Perché al nostro amico finanziere, com'è il nome? Frioni Gianni. Gianni Frioni, ecco, perché questo cavalierato? Sei stato bravo? Penso di sì, forse qualche sacrificio che è stato fatto e ben, forse eccessivo anche il riconoscimento, però insomma è stata una bellissima esperienza, quindi sono veramente lieto di aver raggiunto un traguardo del genere e quindi ringrazio sia il prefetto e tutti quelli che hanno creduto in questa opera che è stata fatta. Sindaco Morini, due alla Trenzi oggi premiati, che cosa vuol dire per lei? Vuol dire tante cose. Intanto che Alatri ancora una volta ha svolto un ruolo dominante da protagonista, che forse è l'unico comune che ha avuto due insigniti in questa giornata. Poi io sono doppiamente felice che conosco tutti e due questi personaggi, che sono, li conosco per la loro operosità, per la loro onestà e per la loro semplicità, e questa onorificenza se la meritano tutta. Noi abbiamo, ecco, Annalita Ciavardini che svolge un ruolo importantissimo, delicatissimo e anche molto prestigioso. Sul lavoro è un architetto all'apice della carriera, per noi è una semplice amica, la possiamo chiamare ancora Anna, e questo le fa onore. Per Gianni Frioni poi posso dire ancora di più, è un caro ragazzo, giovane e volenteroso, che si distingue. Porta... Dicevo cattiva alla signora non perché lei è cattiva, perché è molto molto severa nel suo ruolo, è vero signora? Perché ci siamo incontrati a Paliano quando lei insisteva col principe Colonna che doveva fare certe cose e dice: ma io non ho avuto contributi, le rispondeva il principe Colonna. È vero, il principe Colonna alla fine ha capito che doveva fare quello, le cose come dovevano essere fatte. In effetti ha rifatto tutto il lavoro da capo perché aveva capito che io avevo ragione. L'hai visto? Io non è che obbligo le persone, col ragionamento le porto a capire che ha sbagliato, cioè che non si fa un restauro di un monumento con come l'aveva fatto lui, fare lui, cioè è diverso. Quindi, bisogna... una donna quindi severa, rigorosa, ma vogliamo dire però molto preparata, perché effettivamente è riuscita a far fare al principe Colonna quello che lei diceva e alla fine lo ha fatto, e oggi c'è un palazzo principesco che è stupendo. Poi storico, adesso è bello. Beh, stanno rifacendo tutto. Storico, diciamo, l'ho seguito, cioè tutto è venuto veramente, e lo porto anche ad esempio di altri centri storici. Grazie. Bello. Grazie signor. Allora sindaco, dicevamo di questi insigniti, ma Alatri che c'ha di eccezionale, di stupendo oltre alle mura? Alatri, io dico semplicemente che sta in una terra bellissima che si chiama la Ciociaria, dove sono tanti paesi bellissimi. Alatri è unica, semplicemente Alatri è unica, c'ha tanta storia, tanta cultura,
c'ha un ottimo ambiente, c'ha questa brava gente, c'è molta preparazione in giro, quindi Alatri è solo un posto da visitare, se non altro per la cucina. La dico per ultimo, ma non è l'ultima cosa, che la cucina di Alatri è veramente straordinaria e anche molto salutare. E in previsione della cucina, allora vi invitiamo ad andare ad Alatri, perché c'è questo appello del sindaco che, con il quale noi chiudiamo e vi salutiamo. Colonnello Menga, oggi una nomina importante, commendatore, che vuol dire per lei? Ma è una nomina, una onorificenza che mi viene dal Presidente della Repubblica, e quindi se significa tutto l'impegno profuso in tanti anni di attività professionale, è uno sprone per lavorare ancora meglio in futuro al servizio dei cittadini. Ecco, questo è stato evidenziato anche dal Prefetto, quindi è un impegno in più che deve prendere con i cittadini. Assolutamente sì, quando mi sono arruolato tanti anni fa il mio obiettivo era quello, anche perché nella mia famiglia ci sono stati tanti carabinieri e quindi ho vissuto sempre una vita nell'arma per i racconti dei miei familiari, e quindi ho improntato la mia vita professionale sempre al massimo rispetto dei cittadini, perché questi sono i valori che mi sono stati insegnati dalla mia famiglia. Grazie. Volevo lanciare un appello a tutti gli amici che ci leggono, che ci seguono, perché il giorno 20 dicembre a Serrone ci sarà, all'interno del presepe a grandezza naturale, ci sarà Vittorio Sgarbi che presenterà un quadro importantissimo della Ciociaria, che è stato ritrovato dallo stesso Sgarbi circa 100 anni fa. Il cognome non me lo ricordo, perché io ho avuto la fortuna di vederlo a casa sua. Si chiama Lombardo, non so chi sia, è una sorpresa. E Sgarbi verrà a presentare anche l'ultimo suo libro. Quindi vi invito tutti, lettori, ascoltatori, chi vuole, a venire a sentire e a vedere Sgarbi per questa bellissima iniziativa culturale. Grazie.